Buongiorno gente di gabbia e ben ritornati su One Shot. Contento Nico? Io non sarei tanto contento, non lo so. Sento che più ci avviciniamo alla fine, più Nicchio, nuovo nome per il nostro gatto matto fatto, rischia la sua vita. Non lo so. Secondo me questa puntata è una delle puntate finali. Però la cosa più rilassante è andare in ascensore, è troppo bello. Nico, di che parliamo? Ma sputa il rospo, di qualcosa. Che modo di parlare è? No, sono sempre più convinto che tu sia un gatto. Micio miau. Allora, una cosa che voglio provare. Lui ha detto che ho fame, ma io ho fame di altro. Ho fame di sapere. Voglio sapere, appunto, se riusciamo a salvare la piantina umana. Mi scusi, signor gigante, che tempo fa lassù. Adesso devo andare quassù, invece, e vedere se riesco a salvare la mia amica. Vediamo se è possibile. Ok, c'è la piantina. Io adesso ho molta acqua, quell'acqua super suprema. E vediamo che succede. Bella idea, Gabriel. Quest'acqua dovrebbe aiutarla a crescere. Oh, è spuntata una piccola foglia. Oh, oh, buona fortuna, piccola pianta. E quindi adesso devo aspettare? Cavolo, io sono una persona che vuole tutto e subito. Non puoi farmi questo. Tornerò ad osservarti. Non credere, tu ormai sei la mia pianta. Appartieni a me. Va bene, intanto che aspettiamo che cresca l'erba, andiamo a mangiare. Nico, avevamo fame. Scusa, questo rumore è il mio pancino. Meglio che ci sbrighiamo. Allora, voglio due numeri 9, due numeri 6, un numero 7 e una grande soda, posso? Oh, sei tornato. Allora, hai sistemato l'ascensore? Rispondo sempre così. Gabriel e io siamo già stati là nella superficie. E questa era una scorreggia. È la mia pancia che fa le scorregge. Beh, mi sono appena ricordato che qua c'era un caffè. Per caso, avete dei pancakes? Certo che li abbiamo. Aspetta, ma io non ho neanche un po' di soldi. Forse potrei aiutare lavando i piatti o qualcosa. Oh no no, offri la casa. È l'unica cosa che posso fare per aiutare il nostro salvatore, non è vero? Ecco, perché non ti siedi? Adesso preparo tutto per te. Pancakes! Pancakes! Dammi i tuoi pancakes! Oh, questi pancakes erano così buoni! Grazie mille! Nessun problema. Sembravi veramente affamato. Sì, ho pensato che questa era la mia ultima possibilità per mangiare qualcosa prima di entrare dentro quella torre. Capito? Beh, quindi i pancakes sono il tuo cibo preferito? Pancakes! A dire il vero, il mio cibo preferito sono i pancakes speciali che fa mia madre. Lei prende tipo la noce moscata e la immiscuglia dentro il burro e... Oh wow, è fantastico! E sono così buoni! Lei me li fa sempre quando mi sento triste. O solo, o... Mamma... Mi manca veramente tanto. Io... Ho un brutto presentimento, tutto d'un tratto. Sono veramente qui per salvare il mondo? Tutti dicono che il sole non potrà sistemare le cose. Non so nemmeno il perché io sia qui. Io voglio soltanto rivedere mia madre. Oh. Ehi, qui. Sarà tutto ok. E sono sicura che tu riuscirai a salvare il mondo. Sei un ragazzo forte. Sei riuscito ad arrivare fino a qui, no? Sì, ma... E dopodiché tornerai a casa, giusto? Giusto. No, povero Nico. Ehi, vuoi altri pancakes? Va tutto bene. Andrà tutto bene. Ah, mi ha spezzato il cuore. Quindi dai. Grazie per essere venuto qui. Grazie per avermi ascoltato. E per i pancakes. Nessun problema. Buona fortuna. Oh, no. Speriamo che vada tutto bene. Deve andare tutto bene. Spero che vada tutto bene. E aspettate, la torre, ragazzuoli miei, dove cavolo è la torre? Ok, ragazzi, forse una teoria. Quel punto, il punto con la X. Mi pare era qui sotto, giusto? Devo ritornare lì, per forza. Solo là possiamo capire cosa succede. E la volpe? Ci sono ancora tante domande che ho. La pianta, la volpe. Ok, dov'era? Per di qua? Sì.
Era per di qua la torre. Eccola qua. Questo punto. Qua non abbiamo ancora capito cosa dobbiamo fare. E vedi, mi torno in finestra. Allora, se sposto qua, niente. E se vado indietro, ritorna normale. Aspetta. No. Non mi dire. Può essere che questa X intenda la X questa? Che stupido! Come ho fatto a non pensarci prima? Chiudere il gioco vuol dire questo. Ok, è successo qualcosa di strano. Non lo so, ragazzi. Forse abbiamo capito quello che fa. Spero, perché non ho altre idee. Deve funzionare. Rientro in one shot. Ok, mi è entrato, mi è entrato. Funzionato! Ehi! Che cavolo? Questo è l'interno della torre? È molto più scuro di quello che pensassi! Aspetta! Dov'è il sole? Gabriel! Tu sai cosa è successo al sole? Non sono ancora onnipresente, scusa, mi sbloccherò più avanti questo potere, forse. Gabriel! Sono qui, Nico! Oh, dai, Gabriel, di qualcosa! Non posso parlare con lui! Gabriel! Che sta succedendo? Sono in mezzo all'acqua! No, che mi prende raffreddore e mi muore il gatto! Nico, non posso parlare col mio gatto. Oh no, tu, maledetto computer. Ciao Nico. Ciao. Congratulazioni, adesso sei dentro la torre. Stai parlando a me adesso? Esattamente. Ma tu parlavi sempre con Gabriel prima. Dove? Gabriel è già uscito. Quindi adesso devo parlare con te. Aspetta, se Gabriel se n'è andato? Perché? Perché così? Esatto. È per il bene? Esatto. Gabriel ha già finito la sua missione. Come io non ho già finito la missione? Che state dicendo? Io non ho finito la missione, io sono ancora qua. E vi sto spiando, vi sto stalkerando. E anche tu, Nico. Adesso puoi dormire. Tutto quello che è successo è soltanto un brutto sogno. Quando ti sveglierai, sarai a casa. Oh, ma... Che c'è di sbagliato? Io credevo che ci fosse qualcosa di più, no? Sai, pensavo che dovevamo andare in cima alla torre. Insomma, là, e mettere sopra il sole. E adesso io non ho neanche più il sole. E Gabriel se n'è andato. Questo non ha senso. Ma tu hai fatto bene. Hai salvato il mondo, Nico. Non sei felice? Credo di sì. Ma... Si è spento! Tutti hanno lasciato Nico da solo! Ma che succede, ragazzi? Ho fallito? Cioè, il PC non si accende, rispondi, no? Io non voglio dormire. Continuo a tornare nel posto, non è possibile! Ci deve essere una via... Ci deve essere un altro modo. Vedete, continuo a tornare in questa stanza. Oh no. Niente, ragazzi, mi sa che è l'unica. Dobbiamo dormire, purtroppo. Non ho neanche potuto dire addio a Gabriel. Ma io vedo, Nico. Io vedo, noi ti stiamo vedendo. E quindi te, Gabriel? Cavolo, sta parlando con me. Oh no, mi sta ancora hackerando. Abbiamo finito qui. Per favore, non tornare mai più in questo mondo. Cosa? Scusa, ma non ho letto? Cosa? No! Non potete farmi questo! Non ho potuto salutare Nico, dai! Che
Che succede adesso? Dovrei finirla qua, ragazzi, la serie. Che dite? Finisco qua? Concludo qui la nostra avventura con Nico, Mico, Mito, un gattino? No. C'è qualcosa che non va. L'ha detto anche Nico, qua c'è qualcosa che non va. Mi stanno hackerando. Qui qualcuno non vuole che io salvi questo mondo. No. No, brutti bastardi, io rientro. Frega niente. Le regole sono state fatte per essere infrante, no? Oh yeah. Frega, una fava. Sono tornato. Oh, 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 oh. Ho fatto qualcosa di male? Non è finita. Anche se l'entità ti ha detto di non andare, c'è ancora di più sulla storia. Oh. Documents My Games One Shot. Cerca per questo simbolo. Una volta che è attivato, rilancia il gioco. Vediamo. Nico sta dormendo, non posso far niente? Oh cavolo. Ok, documents One Shot. Ok ragazzi, andiamo. Oh, ok, sono andato nella cartella del gioco e ho trovato questo. C'è un altro exe. Un altro file exe, no. Due? Ok, forse devo tenere questo aperto più il gioco normale. Vi ho detto, una volta che attivo rilancia il gioco. Vediamo che succede. Ha funzionato! Non so, per qualche strano motivo il potere del trifoglio. Nico! È a casa? Mi sta... Che fai? Prendi il grano? Cos'è, vuoi farti una pagnotta dopo? Ehi! Gabriel! Sei per caso tu? Penso di aver sentito la tua voce! Nel mio sogno! Ah, credo che non sia qui. Ma io sono qui! Aspetta, c'è qualcosa nella mia tasca! Non ricordo di averla messa qui, Dio. Cosa ho nella tasca? Un quadrifoglio nero! E a cosa mi serve? O si è riacceso il computer? Oh shit! Sei ancora qui? Nico, perché sei ancora qui? Tu! Perché sei tornato, Gabriel? Ti avevo detto di andartene! Ah, tu sapevi che volevo chiudere la storia in fretta, eh? Vuoi saperne di più, giusto? Bene! Se tu non vuoi andartene, farò in modo che tu non te ne andrai mai! Oh shit, che succede? Il quadrifoglio è ancora là, meglio non chiuderlo. Cavolo, mi sta spaventando questo gioco. Ragazzi, speriamo bene. C'è una porta, si è creata una porta, ok, andiamo. Tramite il quadrifoglio l'ho aperta. Oh, 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 oh. Che succede? Oh, 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 cos'è questo? Prima ti avevo detto il meno possibile a riguardo di questa entità. Che succede? Perché qua c'è un foglio strappato? Il quadrifoglio? Se lo metto qua, che succede? Forse è una mappa. Non lo so, ragazzi. Teniamocelo a mente. Ok, torno, Nico, sono qua. Che razza di roba è? Oh no! Oh, oh, è un cavolo di labirinto! Io odio i labirinti! Perché? E adesso? Ah, qua sta dicendo altre cose. Mi dispiace per questo. Non volevo mettere in pericolo il libraio. In che senso? Se io metto il quadrifoglio qua mi dice la via giusta. Ok, devo andare sopra. Probabilmente sono le vie che devo seguire. Ok. Vediamo se è così. Oh sì, è cambiata. Bene, bene, forse è una teoria. Mettiamo ancora qua. È stata un'abitudine di far fare silenzio alle persone che sapevano la sua vera natura. Cos'è, le hai uccise? Le hai intimati di non parlare o è stata l'entità? Ok, comunque io adesso vado sopra. Giusto? Devo andare sopra. Quindi qui. Bene. Ok, questa volta devo andare a destra, immagino. Ok. Ah, devo girare la mia testa io. E purtroppo l'ho visto succedere anche a buoni amici. Che senso? Oh, sta continuando. Ma non preoccuparti, l'entità non può toccarti. Ok, meglio per la mia incolumità. E non può neanche fare niente a me. Ma chi è questa che parla? Non lo so. Ho già lasciato questo mondo per conto mio. Giù. No. Ma chi è?
Oh, è cambiata, è cambiata! Io non volevo che questa entità esistesse. Quindi l'hai creata tu! Ma chi l'ha creata? Il tu chi? Oh, shit! Ma adesso che lei ha una capacità di capire le cose, una cosa è diventata chiara. Insomma, che è diventata senziente. L'entità vuole la morte? Ma perché fai questo, entità? Che ti abbiamo fatto? Morte a se stessa, morte al mondo! Un desiderio incolmabile di manifestare se stessa. Ui, non voglio vederla, sinceramente, neanche nei miei incubi, anche se stanotte li farò. Tu hai già visto le cicatrici, le ferite. Era l'ultima porta, mi sembra. Wow! In questo momento l'entità sta cercando di fermare i tuoi progressi. Insomma, sta cercando di allontanarti dal vero scopo, di ritardare la mia vittoria. Oh no! Prima che tu irrimediabilmente porterai il sole sopra la cima della torre. Ed è quello che faremo. È questo per cui siamo stati creati, il nostro scopo. Devo andare qua. Questo è il tuo obiettivo. Dare un giudizio finale al mondo. Oh, cavolo. Roba tosta, insomma, nelle nostre mani. Non roba da niente. Certamente l'entità ti contatterà ancora una volta che sarai in cima. E quando sarai là, cercherà di fregarti e far rompere il sole. No, io non cadrò in questi sporchi trucchi, vero? Vero, ragazzi? Questo distruggerà il mondo istantaneamente. No, non deve succedere. Abbiamo solo una possibilità. Ricordate, ragazzi, come si chiama il gioco? One shot. Ok, non mi sta più parlando. No, per favore. E adesso? Niente, devo andare avanti, neanche una parola. Devo andare qua a sinistra. No, no! Non è così semplice, in che senso? Ah, mi dispiace, non so quello che devo fare in una situazione come questa. Tu continua a darmi aiuti. Ma io credo che io debba dirti la verità. Oh, quale verità? Ok, ci siamo, cavolo! Che succede? Il sole è il messia collegato al mondo? Oh no, e qua come faccio? Oh, come... Ah, ok, aspettate. Oh, ce l'ho fatta, ottimo, ottimo. È un po' complicato qua. Ok, adesso le cose si fanno dure. Finché il sole sarà intatto, il messia rimarrà intrappolato qui. Oh no! E qua si fa anche più difficile. Oh! Vediamo. Ancora un quadrato. Ok. Andiamo a far così. Tac, 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 tac. Sì! Yay! Vediamo che mi dice. Distruggere il sole potrebbe distruggere anche questo mondo, ma... e adesso... Oioioi, devo raggiungere un quadratino al centro? Come faccio se... Ok, così. Semplice! Pensavo chissà che roba, invece era semplice. Oh, baby! È l'unico modo per far tornare a casa il messia. Così, così, così... Baby! Siamo in cima! Oh, ce l'ho fatta! Vediamo che mi dice! Io non pensavo che le cose potessero finire così. Per favore, perdonami. Oh, signore, adesso che facciamo? Siamo alla fine, ragazzi, siamo alla fine. Cosa possiamo decidere? Nel mio inventario non ho niente. E qua c'è il sole. È il bulbo di luce! Grazie al cielo, è salvo! Ma com'è finito qua? Io penso che Gabriel non tornerà. Nico, sono qui. Gabriel? Sì? Sei veramente tu? Io credevo che te ne fossi andato. Non ti ho mai lasciato. Oh, sai, avevo così paura lì sotto. Io pensavo di essere veramente da solo. Ma forse è stato un po' stupido da parte mia pensare che tu mi avessi lasciato, giusto? Beh, credo che adesso dobbiamo capire dove devo andare adesso e... Il sole! Si è acceso da solo! Wow, quindi significa che il mondo è salvo? Ne? Penso che dobbiamo prenderlo, giusto Gabriel? Prendiamolo. Yeah! Di nuovo il sole in mano. Ma perché continua a teletrasportarmi? Siamo nella cantina di quella casa o sbaglio? Oh, comunque mi sta piacendo troppo questa fine, veramente, complimenti.
Sì, siamo nella stanza. Cioè, il gioco è partito un po' così così. Nel senso, era bello, carino, ma niente di super super speciale. Ma alla fine, cavolo, quanti punti ha ripreso. Quanti proprio. Oh, cavolo, dove sto andando? Ok. Oh no, si è chiusa. Quindi ce l'hai fatta. Sei qui. Beh, penso che tu abbia vinto, Gabriel. Adesso ti dirò come salvare il mondo, allora. Quando raggiungerai la somma, distruggi il bulbo, eh? Perché dovrei distruggere il bulbo? No, 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 non ti credo. Distruggi il bulbo. Ah, ti sto solo prendendo in giro. So che tu stai prendendo aiuto da una certa persona. Ti ha già detto le cose riguardo alle scelte, giusto? Ah, giusto. Io non accetto consigli dagli sconosciuti. A parte l'altro sconosciuto. Allora, hai ancora in programma di salvare il mondo, Gabriel? Perché ci provi così tanto? Non hai ancora capito cos'è questo mondo? Smettila di hackerarmi il PC e lasciami in pace! Te l'ho già detto all'inizio, la tua missione è aiutare Nico a lasciare questo posto. Questo perché Nico non fa parte di questo posto. Nico è l'unica cosa che vale la pena essere salvata qui. Puntini, puntini, puntini. L'ultima decisione spetta a te. Io non posso andare contro la programmazione. Cioè, tu sei programmato per dirmi queste cose, è stato il programmatore. Allora il programmatore è il vero cattivo qua. Tu hai solo una possibilità, Gabriel. Se tu deciderai di distruggere il light bulb, la luce, Nico si sveglierà dal suo sogno e tornerà a casa e sarà stato insomma tutto un sogno. Ma se tu lascerai Nico mettere il sole, Nico insomma morirà. Si sacrificherà per questo mondo? No! Ma dici il vero? Almeno di a Nico la verità. Oh no! Tu ci tieni a Nico, no? Oh no! Non posso dirglielo, è minorenne! Non posso dire a questo bambino la dura e cruda realtà di questo mondo! Oh no, un ascensore! Oh no, un ascensore qua! Devo dirglielo! Ah, ci sta mettendo un po'. Penso che questo ascensore porta in cima la torre, Gabriel. Devo dirglielo, ragazzi. Ehi, sei contento, Gabriel? Finalmente salveremo questo mondo! E sarà per davvero questa volta, perché tu sei qui! E questa volta tornerò a casa per davvero! Ah, non vedo l'ora di rivedere tutti! No. Tutto bene, Gabriel? Sì, tutto bene. Sembri un po' troppo tranquillo. Tranquillissimo. Dobbiamo dirglielo, ragazzi. Saremo dei bastardi a non dirgli niente. Nico. Sì? Devo dirti una cosa. Ti sto ascoltando. Non possiamo salvare entrambi. Il mondo è te. Che cosa vuoi dire, Gabriel? Rimandarti a casa? Per rimandarti a casa dobbiamo distruggere il sole. Che cosa? Ma questo? Ma questo non distruggerà questo mondo? Sì. Ma io non voglio che succeda. Quindi, cosa succede quando noi salveremo il mondo? Cosa succederà a me? Non lo so. Non lo sai? Scusami, Nico. Scusami. Guardate, pietrificato. L'abbiamo pietrificato. Oh shit. Non mi sentivo così dalla genocide di Undertale. Oh no, siamo in cima alla torre. Ragazzi, siamo giunti alla fine di questo viaggio. Un'altra avventura è passata. Ogni volta è stato un divertimento con voi. Ogni volta è bello portare avanti una serie di questo calibro. Questo gioco mi ha sorpreso. Alla fine mi sta piacendo molto. E ora non so, ci dovremo separare da un buon amico, un buon compagno di viaggio. Che scelta farò? Solo io posso saperlo e lo deciderò adesso.
Quindi è qui che va messo il sole. Se io metterò il sole qui, io sarò in grado di salvare il mondo, giusto? Ma se io voglio ritornare a casa, io devo distruggerlo. Oh, Gabriel, cosa dovrei fare? Qual è la cosa giusta da fare? Perché devo essere io a scegliere? Nico, sei tu responsabile della tua vita! Ritornare il sole o rimandare Nico a casa? Cosa devo fare, ragazzi? Tutto questo viaggio, fin dall'inizio, era per salvare questo mondo. Tutti quegli abitanti moriranno. Sono un sacco di vite, quei bambini, quegli adulti, quei robot, la volpe, la pianta. È brutto da dire, è molto brutto da dire, ma qual è la cosa più importante, ragazzi? La vita di Nico o la vita di centinaia di milioni di persone che abitano il pianeta? Purtroppo, nella maggior parte dei casi, la cosa che bisogna scegliere è la maggioranza. Più vite umane puoi salvare, più vite in questo caso, non umane di questo pianeta, è quella la cosa giusta da fare. Mi dispiace, Nico. Il tuo sacrificio non sarà vano, però. Potessi, lo farei io il sacrificio, ma non posso, ok? Puoi farlo solo tu. Rimettiamo il sole. Nico, è stato un onore stare fianco a fianco insieme a te in questa avventura. Addio. Tu hai ragione. Io non posso lasciare qui tutti a morire. Grazie per il tuo aiuto, Gabriel. Ti prometto che sarà ok per me. Finalmente il sole è tornato. Ma Nico... Nico che fine ha fatto? Si è sacrificato per tutti. Un eroe. Molto bella questa fine, molto molto bella. Siamo ai livelli di Undertale come finale. Oh. Cavolo, questi sono gli indie game che voglio. Quelli che ti fanno soffrire dentro. No. Ehi! Almeno ora ti abbronzerai, faccia pallida. Nico un eroe, un uomo un eroe, un gatto. Yeah baby. Nico bitch. Nico bellic. Piantina! È tornata! Quindi non è più morta, avete visto? Ma Nico poi alla fine dove andrà? Io voglio sapere dov'è Nico! Fatemi sapere se almeno è crepato! Grazie per aver giocato. E Nico... Aspettate. Nico, ti prego. Fa che ci sia un happy ending. Non c'è più... No, si è spento! Aspetta, se io rientro nel gioco, che succede? Sapete cos'è questa? È la stanza dove è stato evocato Nico. Non c'è più. Non c'è più Nico. Fuori c'è il sole. Gli uccelli cinguettano. Ma Nico è sparito. Addio, amico. Mi ha fatto piacere questa avventura con te. Ci mancherai. Mancherai a tutti. I tuoi begli occhi tondi, pieni di luce come il sole. Ci mancheranno. Grazie di tutto, amico. Addio.